Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Vi ricordiamo che la radio ha bisogno del sostegno di tutti, potete dunque inviare le vostre offerte sul conto corrente postale 16 12 66 58, ripetiamo 16 12 66 58, intestato a Curia Arcivescovile di Pescara Penne, Piazza Spirito Santo 5, 65 121 Pescara, specificando nella causale Radio Speranza. Con il 46,3% dei voti, Luciano D'Alfonso ha ottenuto il maggior numero, appunto, di voti per l'elezione alla carica di presidente della Regione Abruzzo. In tutto D'Alfonso, che guida la coalizione di centro-sinistra, ha totalizzato 317.018 voti. Al secondo posto, con il 29,26%, pari a 200.330 voti, si è classificato Gianni Chiodi, che guida la coalizione di centrodestra, il presidente della regione uscente. Chiodi entrerà in consiglio regionale come secondo nella quota maggioritaria. Al terzo posto, con una percentuale del 21,33%, pari a 146.078 voti, si è piazzata la candidata del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Quarto posto, con il 3,11%, pari a 21.331 voti, per il candidato Maurizio Acerbo della lista Un'altra Regione con Acerbo. Metterò grande energia nei prossimi 5 anni, durante i quali dichiarerò guerra ai problemi dell'Abruzzo. Ha esordito così Luciano D'Alfonso, arrivato al suo comitato elettorale da neopresidente della regione, commentando appunto i dati su queste elezioni. D'Alfonso ha aspettato l'esito della consultazione elettorale in un ritiro spirituale in un convento di Leonessa. Mi aspettavo questo risultato perché ho girato l'Abruzzo in ogni piazza e l'Abruzzo che vale mi ha risposto che vuole valere ancora di più, ha commentato D'Alfonso. Questi sono invece gli eletti al Parlamento europeo per quanto riguarda la circoscrizione sud, quella cioè di cui fa parte l'Abruzzo. Per il Partito Democratico sono Gianni Pittella, Pina Picerno, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino e Nicola Caputo. Per il Movimento 5 Stelle, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, che è abruzzese di Vasto, Pier Nicola Pedicini. Per quanto riguarda Forza Italia, Raffaele Fitto, Aldo Patriciello, Fulvio Martuscello e Barbara Matera. Per il Nuovo Centrodestra, UDC, Lorenzo Cesa. Per la lista Un'altra Europa con Tsipras, Barbara Spinelli. Tra gli esclusi in Forza Italia ci sono Clemente Mastella e l'europarlamentare uscente Enzo Rivellini. Record di preferenza invece per Fitto, che ne ha ottenute 284.544. E veniamo alle elezioni comunali. A Pescara si andrà al ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra, Marco Alessandrini, che ha ottenuto il 43%, ed il sindaco uscente Luigi Alboremascia, sostenuto da Forza Italia, Pescara Futura e Fratelli d'Italia, che ha raggiunto il 22,83%.
Enrica Sabatini del Movimento 5 Stelle ha fatto registrare il 15,14%. Guerino Testa, sostenuto dal nuovo centrodestra, dalle liste civiche Pescara in Testa e Rinascita Popolare e dall'UDC, ha ottenuto il 12,02%. Roberto De Camillis, della lista civica L'altra città, ha raggiunto l'1,76%. Florio Corneli, di Abruzzo Civico, ha ottenuto l'1,15%. Vincenzo Serraiocco, del Movimento Natura Insieme, ha ottenuto lo 0,68%. E Alessio Di Carlo, della lista La Grande Pescara, ha avuto lo 0,58%. Sarà ballottaggio anche a Montesilvano, dove il candidato del centrodestra Francesco Maragno ha ottenuto il 44,09% dei voti, mentre Lino Ruggero, sostenuto dal Partito Democratico, da Abruzzo Civico, da Montesilvano Democratica e da Scegli Montesilvano, ha fatto registrare il 29,34%. Manuel Anelli, candidato del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto il 17,74%. Il sindaco uscente Attilio Di Mattia, sostenuto dalla lista civica Montesilvano che vogliamo, ha ottenuto il 3,93%. Lorenzo Corazzilli, della lista L'altra città, è arrivato al 2,29%. E Marco Aurelio Getulio Forconi di Forza Nuova ha riportato lo 0,57%. I ballottaggi, lo ricordiamo, si svolgeranno tra due domeniche. Per quanto riguarda gli altri comuni del Pescarese, a Cappelle sul Tavo vince la candidata della lista civica Rivivere Cappelle, Felicia Maria Maiorano Picone, con il 56,32% dei voti, contro il candidato della lista civica Insieme per Cappelle, che ha ottenuto il 43,67%. A Città Sant'Angelo si conferma sindaco Gabriele Florindi, sostenuto dal centro-sinistra con il 54,05%, mentre Roberto Ruggeri, della lista Responsabilità Comune, ha ottenuto il 35,62% e Carlo Antonio Ciabarra, del Movimento 5 Stelle, ha avuto il 10,32%. Ed è stata una prestazione elettorale significativa per il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che ha raccolto il 50,06% dei voti, venendo dunque eletto al primo turno per il suo secondo mandato. Teramo dunque si conferma fortino del sindaco di centrodestra, e se la città ha dovuto registrare la sconfitta del candidato alla presidenza della regione Abruzzo Gianni Chiodi, che appunto aveva chiesto una riconferma alla quale però non è arrivata, c'è invece per il centrodestra locale la riconferma di Brucchi. E veniamo agli appuntamenti in programma oggi. Alle 14, presso l'auditorium del nuovo rettorato dell'Università Gabriele D'Annunzio, la clinica pediatrica di Chieti, diretta da Francesco Chiarelli, organizza un seminario dal titolo Medicina complementare in pediatria, tenuto da Guido Morgese dell'Università di Siena. Morgese parlerà delle terapie complementari e integrative in pediatria, quali l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia. Oggi la direzione, la redazione, la regia ed i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Guido Spadolini. E siamo con questo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo sereno al mattino, nubi sparse con qualche pioggia nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, piogge schiarite nel tardo pomeriggio e cielo poco nuvoloso in serata con temperature da 15 gradi e mezzo a 23 gradi e mezzo e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario.
da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.